Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come promesso, oggi iniziamo i tutorial sui due fondamentali di FIFA, ovvero la fase offensiva e la fase difensiva. E partiamo proprio con la guida su come attaccare, perché il tutorial sulla difesa uscirà domani e sarà probabilmente un po' più articolato perché richiede alcune meccaniche che vanno masterate per bene. Invece sull'attacco, bene o male, ci sono gli stessi fondamentali che si ripercuotono di anno in anno, in particolare dall'anno scorso, quindi mettetevi comodi e andiamo subito dentro. Eccoci qua, e come potete vedere lì in basso a sinistra abbiamo anche la nostra magica lavagnetta che ci fa compagnia sempre in questi video analisi. E in particolare, come vi dicevo, possiamo dividere la fase offensiva, diciamo, in due grupponi. La parte relativa alla manovra dell'azione quando abbiamo il possesso del pallone e cerchiamo di fare un'azione un po' più ragionata, e invece quando vediamo che ci sono gli spazi per poter agire in contropiede. Partiamo prima con il caso in cui siamo noi che vogliamo dettare i ritmi e cercare di aprire le difese avversarie. Quindi, ovviamente, come di anno in anno, si va a ripetere lo stesso pattern secondo il quale bisogna cercare di allargare quanto più possibile la squadra avversaria per far sì che l'avversario debba disunirsi e creare poi spazi centrali. Cosa succede però? Quest'anno avete notato sicuramente che i giocatori non sono dotati di questa grande agilità come era nei titoli passati. Quindi il mio consiglio è quello di lavorare ad uno, massimo due tocchi, in maniera tale che con questi scambi rapidi tra i vostri giocatori mettete sicuramente in crisi l'avversario. Il tutto per arrivare poi al classico isolamento della punta in 1v1 in area di rigore, dove potete tranquillamente andare a fare una skill, e vedremo che skill, per saltare il vostro marcatore e poi andare a segnare. Ma non perdiamo tempo e vediamo qualche clip che vi ho preparato, registrata in questi giorni in Division Rivals. Qui vedete che io sono in maglia viola e, come vi dicevo, procedo a muovere la palla a due tocchi o anche di prima. Avete visto che la palla è transitata anche da Mendy. Infatti il ruolo dei terzini è un ruolo assolutamente fondamentale quest'anno, un po' in tutti i moduli, perché nella manovra offensiva vanno a costituire quell'uomo in più che spesso vi fa avere la superiorità numerica. Infatti guardate lì Mendy come si ritrova solo, mentre i nostri quattro giocatori un po' più offensivi, ovvero i tre più la mezzala del 4-3-2-1 che si fa vedere, sono marcati dalla linea 4 del nostro avversario. Però, come potete notare, con il mio incedere rapido a uno o due tocchi vado a liberare Cristiano Ronaldo all'interno dell'area di rigore, mi giro e vado a battere con questo tiro d'esterno, che è uno dei metodi migliori per finalizzare all'interno dell'area di rigore. E vi ricordo che il tiro d'esterno si esegue semplicemente andando a cliccare L2 più il tasto del tiro. Andiamola a rivedere questa azione, perché vedete, parte tutto da un recupero palla. Io, in maniera molto veloce, a un tocco, prima con Yaya, poi con De Bruyne, mi appoggio sempre di prima su Messi. Con Messi vedete come do il tempo a Mendy di salire, perché Mendy in questo caso è il mio uomo in più. Se io andassi in questo momento a dare in avanti la palla su Mbappé o Ronaldo, sarebbe un 2 contro 3 e mi ritroverei in inferiorità numerica. Mendy poi fa questo lavoro per far sì che arrivi Yaya Touré al rimorchio. Ancora una volta palla di prima per De Bruyne, che la controlla, scarica dentro per Ronaldo e va a concludere, arrivando alla rete. Andiamo a vedere anche una seconda azione. In questo caso, ancora De Bruyne nel cerchio di centrocampo, palla per Messi che fa questo speed boost che vi ho mostrato nel tutorial, perché sono molto utili i doppi passi anche per prendere un po' di campo in quelle porzioni dove prende velocità, è importante. Appoggio su Mbappé, guardate chi arriva ancora una volta al rimorchio, ovvero il nostro Mendy, uomo libero, uomo in più nella manovra offensiva, perché guardate, Ronaldo si trova in posizione di fuorigioco, De Bruyne è chiuso praticamente tra la linea dei suoi due mediani, Mbappé è venuto a prendere palla, Messi è marcato da Davis e addirittura ci sono i tre difensori centrali schierati a fare da blocco. Invece Mendy ha tutta questa porzione di campo libera, chiaramente andandosela a prendere si porta via Cancelo e al centro si vengono a creare degli spazi. Quindi Mendy ancora una volta riceve palla, aspetta il movimento di Mbappé al rimorchio, palla fuori verso Messi, ancora fuori verso Yaya Touré, un tocco, si gira, va a trovare Messi ottimamente tra le linee, palla di prima verso Neymar e qui si viene a creare la soluzione che vi dicevo, l'1v1 che noi andiamo a sfruttare
battendo il difensore con una skill. Quale skill in questo caso? Il classico tacco-tacco, che per me è una delle skill più efficaci nell'1v1. Come si esegue il tacco-tacco? Facilissimo, dovete andare a fare un movimento verso la direzione in cui guarda il giocatore e poi subito nella direzione opposta. Quindi in questo caso ho fatto un rapidissimo sinistra-destra con la levetta analogica. Andiamo a vedere quest'altra azione, questa da situazione di calcio d'angolo, con Mbappé che riceve palla al limite, subito lo scarico dentro per De Bruyne, nuovamente palla fuori e di prima verso Van Dijk, perché, come vi dicevo, palla che va veloce tra i nostri giocatori, palla fuori, palla dentro, palla dietro, palla avanti, perché questo movimento del pallone continuo fa sì che i nostri giocatori davanti si resettino. Infatti io, andando a dare la palla a Virgil e poi di nuovo a Mbappé, cosa ho fatto? Ho dato il tempo a Cristiano Ronaldo di rientrare da una posizione di fuorigioco. Cristiano Ronaldo è proprio quello che riceve il pallone e ancora una volta 1v1, in questo caso non c'è neanche della skill perché è già bello libero Ronaldo, va a calciare e a striglare la rete. Andiamo a rivedere, perché è fondamentale questo movimento di palla fuori, palla dentro, proprio per permettere che i nostri giocatori tornino in posizione utile per ricevere il pallone. Vedete qui Ronaldo si trova alle spalle del suo diretto marcatore, al limite, non in fuorigioco ma in una posizione comunque scomoda. La palla in questo caso la riceve Virgil, nel momento in cui la riceve Virgil e poi torna di nuovo su Mbappé, vedete che Ronaldo adesso è totalmente libero davanti al suo marcatore per ricevere il pallone, girarsi e calciare. Quindi fondamentale il muovere il pallone con i tempi giusti per dare il tempo ai nostri calciatori di posizionarsi bene. Altra situazione, andiamola a vedere. Ancora una volta il doppio passo fatto per prendere campo. Mbappé che si va a appoggiare nella zona di Mendy, sempre uomo in più. Mendy si poggia su Messi. Ancora una volta la palla transita per Mbappé, che vedete fa due tocchi. Due tocchi per quale motivo? Perché qui sta arrivando come un treno Mendy, ovviamente solissimo, e andare a coprire poi questa linea di passaggio. E difatti è proprio quello che succede. Mbappé palla dentro verso Mendy, Mendy arriva in area di rigore, si gira, perché anche qua, vedete, Neymar in una posizione scomoda, stanno arrivando i nostri giocatori, Ronaldo entra in area di rigore, 1v1, e in questo caso vediamo un'altra skill fondamentale per battere il nostro avversario, che è il reverse elastico, che mi permette di girarmi in un fazzoletto e andare a calciare. Come si fa il reverse elastico? Se l'elastico prevede un movimento di 180 gradi dalla spalla di destra del giocatore andando sulla sinistra, ovviamente il reverse con i giocatori destri si fa partendo dalla spalla sinistra passando dietro sulla spalla destra. Trovate anche il tutorial scrivendo tutorial reverse elastico sul canale. Quindi sempre per andare a cercare di ricreare questa situazione. Ma ancora, guardate, Messi, Yaya Touré, De Bruyne, tutto di prima, ancora per Messi, la palla per Ronaldo, per Ginola, saltata completamente la fase di pressing del nostro avversario con 4 tocchi, palla filtrante verso Mbappé, che in questo caso potrebbe anche andare a concludere con un tiro ad incrociare di sinistro, però lui è messo male, sta controllando il difensore, allora vado a fare la finta di tiro, mi fermo sul posto, arriva Ginola a rimorchio e non può far altro che depositare il pallone in rete. Quindi, mi raccomando, fondamentale per quanto riguarda la manovra di possesso palla alla ricerca degli spazi, cercare di coinvolgere tutti i nostri uomini, allargare la manovra di gioco, battere il nostro marcatore con una skill e soprattutto fare massimo 1-2 tocchi in maniera tale da non rendere la nostra azione lenta e prevedibile. La seconda fattispecie invece, che vi ho anticipato in precedenza, è quella dei contropiedi. Contropiedi che fanno del lancio lungo ovviamente la loro arma principale. Lancio lungo che vi ricordo si va ad eseguire con il lancio filtrante L1 più tasto del tiro a giro, quindi R1 e R2 a seconda di come voi avete impostato i vostri comandi. Ed è quello che succede in questo caso, perché io qui con De Bruyne, vedete, faccio scattare Walker, sempre il terzino uomo in più delle nostre manovre offensive. Gli do questa palla ad esterno, arriva Walker in questo caso sul fondo. Altra meccanica fondamentale che è il cross d'esterno, L2 più cerchio, vedete, per servire l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha battuto il suo difensore che l'ha totalmente perso, visto che il nostro avversario sta tenendo il suo Neymar selezionato e si è completamente disinteressato del centro. Cross di Walker, colpo di testa vincente di Cristiano, solissimo nel centro. Ma vediamo ancora un'altra situazione. Qui un altro tasto che dovete andare a imparare nel suo utilizzo è l'L1, perché vedete, in questo momento, quando Ronaldo
pone il suo braccio sinistro in avanti, vuol dire che io ho schiacciato L1 per far sì che Ronaldo scattasse appunto in avanti. E quindi una volta che Ronaldo più o meno si trova in questa porzione di campo, vedete, avendo il nostro avversario soprattutto sbagliato l'uscita, gli vado a fare questo lancio lungo e proprio come vi dicevo va sfruttata la sua corsa, la corsa di questi giocatori che quest'anno sono molto forti, ovvero quelli grossi dotati di un bel passo e in grado ovviamente di finalizzare. Ronaldo fa il più facile dei gol in contropiede. Ancora una volta qui guardate come si ritrovano accoppiati Ronaldo e Marquinhos. Sempre il movimento del braccio che indica il mio aver schiacciato L1 per far inserire il giocatore senza palla e vado a far sì che una volta che Ronaldo si trova praticamente alle spalle del suo marcatore, con questo lancio filtrante addirittura in rabbona arriva Ronaldo, poi la palla a rimorchio per Mbappé sempre dall'esterno verso l'interno e c'è un facile tap-in. Un'altra arma letale che va utilizzata è quella del lancio di prima, sempre con L1 ed R1. Guardate qui che cosa vado a creare in questo caso. Un contropiede perfetto con Yaya Touré che si scarica su Ronaldo. Ronaldo poi fa un retropassaggio su Neymar e come potete vedere scatta, perché faccio L1X, quindi chiedo l'inserimento. Vedo che Ronaldo sta scattando. Arriva più o meno il momento in cui si ritrova quasi allineato all'ultimo difensore. Palla di prima su Messi e Messi con questo L1 R1 di prima va a cogliere in controtempo la difesa avversaria che di solito è portata sempre a salire in maniera automatica. Quindi Ronaldo arriva davanti alla porta, ancora dall'esterno verso dentro per Mbappé, il più facile dei tap-in. Quindi raga, per quanto riguarda le nozioni di attacco, il video è completo. Io vi ricordo che mi trovate in live sulla piattaforma Viola tutti i giorni a partire dalle 8 fino alle 15. In descrizione trovate tutti i link, comunque fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri dubbi e perplessità, a me non vi resta altro che augurarvi una buona giornata, sono il vostro Liberoschi, ciao!